E bentrovati con una nuova edizione del TG di TRM H24. In apertura alla cronaca, omicidio Colaianni a Bari. L'indagato si è costituito la scorsa notte e ha affermato non volevo ucciderlo. Ascoltiamo. Si è costituito e ha confessato di aver sparato con una pistola calibro 38 Nicola Moruso. Il 24enne è fermato per l'omicidio del 43enne Giovanni Colaianni, avvenuto a Bari in via Napoli, la notte tra il 21 e il 22 giugno. A Moruso ha detto agli investigatori di non aver avuto intenzione di uccidere, ma avrebbe puntato la pistola alle gambe della vittima, sparando solo a causa di un movimento repentino di Colaianni, che quindi è stato colpito da un proiettile al ginocchio sinistro e da uno all'addome. La confessione del giovane non ha però del tutto convinto gli inquirenti. Per questo nei suoi confronti è stato emesso un decreto di fermo per omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Secondo quanto ricostruito finora, il figlio della vittima avrebbe discusso con il presunto omicida del padre nelle ore precedenti al delitto, quando il 24enne assieme ad altre tre persone lo avrebbero minacciato di morte se non avesse saldato un debito di 1.000 euro per una partita di hashish, minacce che sarebbero arrivate via social anche alla sua mamma. A inviargliele sarebbe stata la madre del 24enne, che invece lo accusava di aver rubato 1.000 euro a suo figlio ancora minorenne. Dagli accertamenti fatti e dall'ascolto di alcuni testimoni, gli inquirenti sono arrivati ad Amoruso, che dopo essersi reso irreperibile per alcune ore si è consegnato confessando. Nel provvedimento si sottolinea anche che mentre il 24enne era armato, nessuna pistola è stata trovata indosso o nell'abitazione della vittima. Tragedia sfiorata in uno stabilimento di lavorazione carni a Palo del Colle nel Barese, dove un operaio di 35 anni avrebbe ferito con un'arma da taglio con una lama di 20 centimetri, la stessa utilizzata come strumento di lavoro, altri due colleghi dello stesso settore. Secondo quanto riferito da alcune fonti, erano circa le 14.30 del pomeriggio quando il dipendente di origini irachene, per cause ancora in fase di accertamento ma riconducibili a dissidi personali, avrebbe colpito i due operai, un 23enne barese e un 40enne indiano, anche regolari in Italia. I fendenti hanno raggiunto una delle due vittime tra la spalla e il collo e l'altra al braccio. Per fortuna nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno trasportato i feriti al policlinico di Bari, oltre a una volante dei carabinieri di Palo del Colle. I militari hanno sottoposto a fermo il presunto responsabile, che dopo un primo tentativo di fuga è stato disarmato e immobilizzato. L'uomo dovrà rispondere ora di tentato omicidio. È stato inoltre sequestrato il coltello con cui il 35enne avrebbe ferito i due colleghi. E continuiamo con la cronaca: estorsioni e danni di imprenditori salentini. Tre persone sono state arrestate, tra di loro anche un commercialista. L'indagine nasce dalla denuncia di una vittima. Ascoltiamo. Sarebbero accusati di estorsione, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti in danno di alcuni imprenditori salentini. Per questo motivo due persone sono state arrestate, una in carcere e l'altra ai domiciliari, e un commercialista è stato interdetto per 6 mesi dalla professione. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Lecce su richiesta della locale procura antimafia ed eseguiti dal personale del nucleo di polizia economico-finanziaria. Altre due persone sono invece indagate a piede libero. L'indagine coordinata dal PM antimafia Giovanna Cannarilla è stata avviata lo scorso gennaio sulla base della denuncia presentata da un imprenditore vittima di atti intimidatori da parte di un dipendente con la complicità di un amico, entrambi accusati di essere contigui al clan Coluccia della Sacra Corona Unita. L'imprenditore sarebbe stato costretto a versare circa 18.000 euro e la carta di credito aziendale sarebbe stata utilizzata in modo indebito per 7.500 euro, sempre in danno dello stesso imprenditore operante nel settore nautico. Le indagini hanno accertato un'ulteriore presunta estorsione ai danni di un altro imprenditore salentino, costretto a pagare 3.000 euro, oltre a due tentativi di estorsione in danno di privati con pregressi debiti da onorare. L'azione estorsiva sarebbe stata messa in atto avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza o vicinanza al sodalizio criminale. Lavoro a Taranto, presidio in prefettura dei dipendenti dell'ex nuova SIET, con loro anche il senatore pentastellato Mario Turco.
Si sono ritrovati in presidio sotto la prefettura di Taranto i lavoratori dell'ex Nuova Siet. Con loro il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che ha depositato un'interrogazione in commissione al Ministero del Lavoro, chiedendo chiarimenti in merito al futuro di questi lavoratori che attendono risposte da anni. L'ex Nuova Siet, nell'indotto dell'ex Ilva fin dal 1971, ha vinto il contenzioso con i propri dipendenti, ma uno di questi ha poi presentato ricorso alla sezione del lavoro del Tribunale di Taranto, ricorso che si è risolto in suo favore, senza appello da parte dell'azienda, che quindi ha reso la sentenza definitiva. Tuttavia si attendono ancora risposte da parte del Ministero. Io ho portato il tema in Parlamento con un'interrogazione in Senato per cercare un attimo di risolverla politicamente. C'è stato un trasferimento di fatto di un complesso aziendale. In questo trasferimento di fatto di un complesso aziendale realizzato nel 1999 si sono trasferiti i macchinari, gli impianti, ma si sono dimenticati di trasferire i contratti di lavoro dei lavoratori. E quindi i lavoratori hanno perso una serie di diritti, hanno cercato giuridicamente di farseli riconoscere, ci sono state delle sentenze positive, l'ultima del 2022 purtroppo ha condannato addirittura questi lavoratori a delle spese. Quindi noi a questo punto chiediamo alla politica e quindi al governo di risolvere questa questione politicamente. Protesta dei pescatori pugliesi a Manfredonia contro le misure del commissario europeo alla pesca. Sono provvedimenti che mettono a rischio il futuro di imprese, pescatori e famiglie. Ascoltiamo. Le marinerie italiane si mobilitano per ribadire il proprio no al piano d'azione dell'Unione Europea che impone una serie di misure non accettate dal settore. Manfredonia nel Foggiano ha ospitato la protesta dei pescatori pugliesi con una serie di iniziative da parte dei lavoratori rappresentati dalle federazioni della pesca, cooperative e sindacati. Il piano promosso dal commissario europeo della pesca prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e propone la creazione di ulteriori aree marine protette, cosa denunciano i pescatori, che grava su imprese, lavoratori e territori e che porterà alla totale dipendenza dall'estero. L'obiettivo finale è uno solo, la salvaguardia di un settore che garantisce sicurezza alimentare, salute e prodotti ittici freschi e con alti standard di qualità, il tutto oltre le limitazioni e rispettando le regole di tracciabilità e certificazione europea. Ma con la mobilitazione si punta anche ad assicurare un futuro a migliaia di lavoratori, cooperative, imprese, famiglie e territori. Ancora lavoro in Puglia nelle aree interessate dal lavoro agricolo. Limitatamente ai giorni in cui c'è il rischio di ondate di calore, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16, con efficacia immediata e fino al prossimo 31 agosto. È quanto prevede un'ordinanza firmata oggi dal governatore pugliese Michele Emiliano. E si è tenuto oggi a Potenza il Consiglio Confederale e Regionale della UIL di Basilicata, un'occasione per fare il punto sulle problematiche sociali più attuali. Ad un anno dal secondo congresso regionale, la UIL di Basilicata è tornata a riunirsi per affrontare insieme i temi più importanti per i lavoratori e per il comparto industriale e occupazionale lucano. All'appuntamento, nella sala convegni del Museo Provinciale di Potenza, hanno partecipato i rappresentanti regionali della sigla sindacale per tracciare un bilancio su quanto fatto e in prospettiva sugli impegni sindacali sul territorio. Tra le criticità da affrontare con maggiore urgenza, su tutti Stellantis e l'automotive di San Nicola di Melfi, lo stato di attuazione del PNRR, la riorganizzazione del sistema sanitario, l'autonomia differenziata, il lavoro e la difesa dello Stato sociale. Un giorno importante, soprattutto perché un anno fa si celebrava il congresso regionale, quindi a un anno tracciamo un po' il bilancio di quello che abbiamo fatto e di quello che dovremmo fare. Oggi lanceremo un messaggio al Presidente Bardi. Siamo a un anno, l'ultimo miglio della consigliatura regionale. Credo che sappiamo che molto non si può fare. Il confronto è mancato, se non ci sono stati confronti a cose già fatte, ma noi pensiamo che adesso bisogna mettere in sicurezza la Basilicata. Stellantis, il futuro di Stellantis dentro un confronto aperto con il governo e con la regione Basilicata,
la transizione energetica. Il tema Stellantis ormai è un tema nazionale, unitarietà non demagogia. Ormai tutti parlano, tutti dicono, ma non c'entrano un obiettivo, che è quello che ormai l'elettrico è un fatto, dobbiamo creare e girare queste condizioni come un'opportunità. Se lavoriamo in quella direzione, al netto delle posizioni politiche, penso che Melfi possa recitare ancora un ruolo nel futuro. La sanità, cardiochirurghi e cardiologi da tutta Italia a confronto a Bari sullo scompenso cardiaco avanzato, un'occasione scientifica che ha certificato l'exploit della cardiochirurgia del Policlinico di Bari su scala nazionale. Stiamo parlando di quelli che sono i progressi che si sono ottenuti nel campo del trapianto di cuore, nell'utilizzo di sistemi che sostituiscono completamente il cuore e delle nuove tecnologie di chirurgia mini-invasiva. L'importanza di avere un centro cardiochirurgico che faccia trapianti estensivamente al sud e che possa rappresentare l'area macroarea sud quasi nel 20% di tutti i trapianti eseguiti in Italia. In qualità di coordinatore regionale trapianti Puglia, sono veramente orgoglioso di questo gruppo di cardiochirurghi che è riuscito a portare il centro trapianti cuore di Bari al primo posto in Italia per numero di trapianti. Infatti sono stati realizzati ben 24 trapianti di cuore dall'inizio dell'anno, da gennaio. Quindi siamo proiettati ad eseguire circa 50 trapianti di cuore quest'anno qui in Puglia. Devo ringraziare il professor Milano, il professor Bottio e tutto il team. Oggi siamo riuniti cardiologi e cardiochirurghi per parlare dello scompenso cardiaco avanzato e quindi delle indicazioni alla terapia sostitutiva con trapianto cardiaco. Abbiamo a disposizione dei farmaci straordinari che hanno ridotto di molto la mortalità e il tasso di ospedalizzazione per i pazienti con scompenso cardiaco. Tutto questo ha un impatto reale sulla società e sui singoli pazienti, perché oggi i risultati sono veramente strepitosi e la qualità di vita è decisamente migliorata. Abbiamo diverse associazioni di volontariato, di pazienti operati da noi, di pazienti sottoposti a trapianto cardiaco, che ci sostengono in questo difficilissimo programma. Ciò che mi dà più soddisfazione è quello di essere riusciti in 15 mesi a portare Bari al secondo posto di trapianti in Italia e quest'anno al primo posto. E cambiamo argomento, lotta alla mafia, al racket e al traffico di droga. La Guardia di Finanza di Foggia festeggia il 249esimo anniversario ribadendo l'impegno con il contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità organizzata. Festa del 249esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza anche a Foggia. Occasione per fare un punto sulle maggiori operazioni dell'ultimo anno, comprese la lotta al racket, all'usura e alla mafia. Casi classici sono quelli di esterovestizione, cioè di far figurare la sede fittiziamente all'estero per beneficiare di un regime fiscale diverso, ma anche le uscite, le frodi previdenziali assistenziali, le frodi ai fondi all'emergenza Covid, al reddito di cittadinanza, i tanti falsi braccianti che abbiamo scoperto, la maxi frode all'ecosisma bonus che qui in Capitanata è probabilmente la più grande a livello nazionale, oltre 1,3 miliardi di euro sequestrati a fronte di 5,4 miliardi oggi in sequestro a livello nazionale. Non è solo questa l'attività della Guardia di Finanza, ma è anche lotta al crimine organizzato nelle sue manifestazioni economiche, al riciclaggio, l'aggressione patrimoniale verso i capitali illecitamente accumulati e anche ovviamente la lotta al traffico di droga, ai business remunerativi. La Capitanata è al centro di importanti traffici e lo confermano i sequestri sia di droghe pesanti e leggere in arrivo ed in partenza, ma anche l'individuazione di piantagioni di cannabis qui sul territorio, quindi con produzioni autoctone. Water Innovation Summit, nella giornata conclusiva un focus dedicato alle start-up. Vediamo.
Convertire i fanghi in bioplastiche non è più solo una fantasia. Se ne è parlato nell'ultima giornata del Water Innovation Summit in Fiera dei Levanti a Bari, che si è conclusa con un focus dedicato alle start-up. Tra queste c'era anche B+, società benefit che progetta e realizza impianti per convertire i fanghi in bioplastiche con una soluzione sostenibile al problema dello smaltimento dei reflui e la contestuale creazione di biopolimeri in sostituzione delle plastiche fossili. B+ si occupa di progettare e realizzare impianti per il trattamento di fanghi reflui, riducendone il volume da inviare a smaltimento e trasformando il carbonio presente nei fanghi in un biopolimero pH, polidrossialcanoati. I progetti futuri sono quelli di realizzare due prossimi impianti nei prossimi 4 anni, uno in un depuratore di Mantova e un altro in un impianto agroindustriale, Unigra, presenti in Emilia Romagna. Una mission, quella di B+, che ha trovato l'interesse di Acquedotto Pugliese, società sempre aperta alle innovazioni. Riuso e fanghi di depurazione sono le due facce della stessa medaglia, la valorizzazione dei prodotti della depurazione. Questo il mondo delle start-up l'ha capito benissimo e abbiamo assistito alla presentazione di tanti progetti virtuosi. Uno in particolare mi ha colpita ed è uno dei progetti premiati per la produzione di bioplastica dai fanghi di depurazione. In realtà il progetto è molto più articolato e porta soluzioni a due dei temi che interessano i gestori del servizio idrico integrato: riduzione della quantità di fanghi e produzione di bioplastica. Soluzioni nuove a problemi antichi. Innovare non è altro che fare in modo diverso le cose che già sappiamo fare e che facciamo da sempre. Come su tutto il territorio nazionale, anche a Bari il 23 e il 24 giugno l'architettura è alla portata di tutti grazie all'iniziativa Open Studi Aperti, che per 2 giorni mette in contatto i professionisti del settore con l'utenza finale, gli studenti e gli addetti ai lavori. Sentiamo. Cosa fa un architetto? Quali sono gli ambiti e le discipline in cui opera? In quali settori esprime le sue competenze? A queste e tante altre domande risponde il progetto Open Studi Aperti, la manifestazione promossa dall'Ordine degli Architetti che anche a Bari e provincia vede gli studi professionali di settore aprire le porte alla comune utenza, agli studenti e agli addetti ai lavori per far conoscere e valorizzare una professione dall'alto valore sociale e che risponde ai bisogni dell'intera comunità. 3 gli studi aderenti nella città di Bari che hanno promosso eventi sui temi della sostenibilità, degli spazi urbani e privati, del benessere del workspace, aprendo anche gli stessi cantieri già portati a termine. Questo spazio una volta era una lavanderia e quindi abbiamo rispolverato invece l'architettura di questo involucro per raccontare la natura del legno. Re dell'esposizione il legno, materiale che domina lo spazio e lo arreda con funzionalità. La volontà di questo progetto è quello di offrire all'utenza un vestito, quindi realizzare un interno come se fosse un atelier, quindi rivolgersi in un atelier di moda, in questo caso un atelier del legno, e quindi sono stati realizzati questi spazi espositivi dove le teche del parquet vengono appese con delle grucce come se fosse una sfilata di moda. Iniziative anche a Bitonto, a Modugno, a Conversano, Noci, San Michele, San Nicandro, Triggiano e ancora a Polignano a Mare e Acquaviva delle Fonti. Il mio progetto è Oltreforma, che è anche il nome del mio showroom. E qui sono esposte tutte le mie realizzazioni, mi occupo di design, soprattutto di design, ma anche insomma di architettura in generale. Oltre 500 ragazzi dei centri diurni per minori di Bari hanno sfilato per le vie centrali della città lanciando un messaggio di pace. Il corteo si è poi concluso in Piazza Umberto, dove si sono svolti dei mini tornei di giochi di strada. Vediamo. Cappelli colorati, striscioni arcobaleno e messaggi di pace. In circa 500 ragazzi dei centri diurni per minori di Bari hanno preso parte all'iniziativa Atleti di Pace. I ragazzi infatti si sono ritrovati per gareggiare per la pace. Dopo il corteo, le stessi si sono sfidati in giochi di strada in Piazza Umberto. E oggi abbiamo scelto insieme ai centri socioeducativi per i minori che lavorano quotidianamente su tutti i territori, specialmente
specialmente sulle periferie e con ragazzi, diciamo, a rischio, un po' più vulnerabili. Abbiamo deciso di venire qui in centro con tutti gli educatori e le educatrici per dare un messaggio forte per la pace, contro la violenza, anche in risposta ai fenomeni di bullismo e di violenza che negli ultimi mesi stanno caratterizzando le grandi città. E devo dire che è un evento straordinario che si inserisce all'interno del programma delle attività estive, che sono tutte all'insegna proprio della non violenza e che quest'anno più di altri anni per noi è particolarmente importante. E poi questa marcia culminerà in delle attività ludiche? Sì, attraverseremo, diciamo, la città fino a Piazza Umberto, che abbiamo scelto come piazza, e lì ci saranno dei grandi giochi per gli atleti della pace, grandi giochi riprendendo un po' le tradizioni dei giochi di strada, perciò grandi, insomma, piccole competizioni in allegria per tutta la mattinata, perciò raggiungeteci. I centri socio-educativi diurni di Bari, sostenuti da Regione Puglia e dall'assessorato al welfare del comune, accolgono oltre 500 bambini e bambine e rappresentano un presidio di aiuto e legalità in tutti i quartieri della città. E ci spostiamo in Basilicata. Le frecce tricolori hanno sorvolato Potenza. L'evento è rientrato tra le celebrazioni per il 100° anniversario dell'Aeronautica Militare Italiana. Un tricolore tra le nuvole e l'azzurro del cielo, attraversato dalle fasce di fumo bianco, rosso e verde per celebrare il 100° anniversario dell'Aeronautica Militare Italiana. A distanza di 3 anni dall'ultima volta sono tornate a volare sul cielo di Potenza le frecce tricolore, un appuntamento unico che continua ad incantare per il fascino romantico ma allo stesso tempo audace delle stupefacenti acrobazie della formazione costituita da 10 aerei Aermacchi MB-339 del 313° gruppo addestramento acrobatico. Un orgoglio italiano ammirato dal pubblico di tutto il mondo e riconosciuto come uno dei migliori gruppi acrobatici militari. Il sorvolo, che toccherà anche il lungomare di Policoro domenica 25 giugno, rientra sempre all'interno delle celebrazioni per il 100° anniversario dell'Aeronautica Militare, che ha organizzato le esibizioni nell'ambito dell'iniziativa L'Aeronautica ringrazia l'Italia, per esprimere la propria gratitudine a tutti i cittadini per il supporto ricevuto in questi suoi 100 anni di storia. Un appuntamento che continua ad incantare e lasciare con il naso all'insù grandi, ma soprattutto i più piccini. Sono state bellissime. Sentivo che parlavi con papà, ma tu un giorno vuoi fare il pilota, vuoi guidare anche tu quell'aereo? Sì. Però che consigli ti ha detto papà? Mi sa che devi essere bravo a scuola, giusto? Sì. E tu sei bravo? Sì. Sì, io sono venuta da Firenze per vederla. Sì, è stato bellissimo. E sono venuta anche io da Firenze e mi sono piaciute così tanto che credevo che continuassero. E invece tu le avevi già viste quando erano passate da Potenza qualche anno fa? Sì, le ho viste già un po' di tempo fa e sono sempre belle. Che da lontano tutte le frecce di tricolore sembravano tanti uccellini. E poi sono passate qua vicino a casa tua? Sì. E sono state molto belle, mi sono piaciute. Presentata l'edizione 2023 dell'estate San Michelina, oltre 70 eventi, tra questi anche il vincitore di Amici, Mattia Zenzola. Eiffel 65, Gaia e Mattia Zenzola di Amici, Rove, Elettra Lamborghini, Loredana Bertè. Sono i nomi di maggior richiamo del San Michele Music Festival, evento di punta dell'estate sammichelina. Il cartellone conta oltre 70 eventi. Si parte con la notte romantica in uno dei borghi più belli d'Italia, nella serata del 24 giugno. Un'occasione per celebrare l'amore e il romanticismo nelle magie delle piazze e dei vicoli. La punta di diamante quest'anno è il San Michele Music Festival, che dall'1 al 5 agosto diventerà, diciamo, un appuntamento di assoluto, diciamo, rilievo sotto l'aspetto, diciamo, turistico. Quindi avremo tanti artisti di fama nazionale e internazionale nella nostra piazza, a partire dagli Eiffel 65, poi Gaia, avremo Rove, avremo Elettra Lamborghini, Loredana Bertè, ciliegina sulla torta. Questa, oggi annunciamo anche la presenza del vincitore di Amici, Mattia Zenzola, che il 2 agosto delizierà la piazza di San Michele di Bari. Quindi tanti eventi, tutto si concluderà il 29-30 settembre e 1 ottobre con la 57esima Sagra della Zampina
mattina del bocconcino del buon vino, tantissimi, veramente tantissimi, oltre 70 eventi per tutta l'estate. Il programma completo previsto nel comune di San Michele di Bari è stato presentato nella sede della presidenza della Regione Puglia. Sì, non poteva essere diversamente, visto che c'è il grande impegno che c'è da parte di Regione Puglia, il Dipartimento Cultura e Turismo, di valorizzare e promuovere le aree interne. San Michele quest'anno ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento di essere il borgo più bello d'Italia e quindi prosegue anche con l'offerta culturale e questo trend. Torna a Bit Libri, il festival culturale organizzato a Bitritto nel Barese. Questa mattina è stata presentata la sesta edizione, ricca di ospiti e novità. Tre serate, due piazze e circa 40 autori per una sesta edizione unica. Torna Bit Libri a Bitritto nel Barese, la manifestazione letteraria in scena dal 3 al 5 luglio in Piazza Leone e Piazza Aldo Moro. Due palchi sui quali saliranno diversi autori e ospiti per parlare di letteratura ma anche di arte in generale. Sono previste infatti tavole rotonde, momenti creativi e dedicati alla danza e all'arte. Bit Libri è giunto alla sesta edizione, quindi un evento dedicato alla cultura ma ai libri in particolare, e si svolgerà a Bitritto dal 3 al 5 luglio nella splendida Piazza Leone. È un evento che è patrocinato dal comune di Bitritto e siamo onorati di aver avuto anche il patrocinio della Regione Puglia, della Città Metropolitana e dell'Università degli Studi. È organizzato dal CIF in collaborazione con altre associazioni, con Libreria Libriamoci, e Poesia in Azione e Presidi del Libro. È un evento che si prefigge l'idea di promuovere cultura gratuita, soprattutto per quei cittadini che non si possono spostare dal territorio. Per far avvicinare i più giovani, tra gli ospiti annunciati anche Vincenzo Schettini. Avremo Vincenzo Schettini, quindi ci sarà il coinvolgimento dei giovani che purtroppo non sempre riusciamo a coinvolgere, quindi quest'anno ci aspettiamo una grande affluenza proprio da parte di questi, dei ragazzi. E Franco Arminio, ci saranno tanti scrittori, Davide Sitilli, Enrica Simonetti, avremo la presenza di Elisa Barucchieri, perché noi oltre alla lettura promuoviamo comunque tutte le arti, quindi musica, pittura, disegno, fotografia, insomma ci sarà anche una mostra fotografica e quant'altro. E questo festival si inserisce a Bitritto in un contesto di una città che ha il premio Giulitto dedicato a Città Letteratura per l'Infanzia. Nell'istituto penitenziario minorile di Bari ha fatto tappa il progetto Meta Insieme, il rugby sociale per i giovani. 27 giovani detenuti hanno potuto confrontarsi per una settimana con un grande campione dello sport. Una settimana insieme al campione di rugby Diego Dominguez per imparare a fare squadra, a non far prevalere l'egoismo del singolo a scapito della collettività. È una esperienza di vita, prima ancora che sportiva, quella che hanno vissuto i ragazzi dell'Istituto Penitenziario Minorile di Bari Nicola Fornelli grazie al progetto Meta Insieme, il rugby sociale per i giovani. Obiettivo: sostenere e diffondere lo sport e l'inclusione sociale dei detenuti nella fascia giovanile, facilitandone il processo di reinserimento nella società. Tu con lo sport educhi velocemente, puoi arrivare velocemente a una presa sui giovani per cambio di attitudine, forma di pensare, costanza, disciplina, rispettare le regole, velocemente. Ci sono altre maniere, ma io ho fatto sport tutta la mia vita, quindi sono convinto che sia la forma più veloce e più economica per educare. All'iniziativa ha aderito anche l'allenatore del Taranto Calcio, Ezio Capuano. Sono contento che sono stato scelto per questa situazione. L'ho fatto con grande piacere, con grande abnegazione, regalando un sorriso, facendo sì che nella loro mente scomparisse l'immediato passato e ci sia un futuro fatto di altre situazioni. Il progetto è stato organizzato dal gruppo Intesa San Paolo. Successivamente a questo seguirà un percorso di education, quindi un percorso formativo, e successivamente il sostegno per il loro inserimento lavorativo e quindi la ripresa della loro dignità sociale e civile. Una iniziativa sposata a pieno da chi il carcere minorile lo gestisce ogni giorno. Queste iniziative rientrano a pieno titolo nelle attività che dobbiamo realizzare all'interno del carcere minorile, perché lo sport è uno degli elementi fondamentali del trattamento educativo. È previsto sia dall'ordinamento penitenziario che dalla disciplina specifica per l'esecuzione delle pene per i minorenni.
Ed era l'ultima notizia del nostro TG, grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.